Città di Ariano in visita presso l'Istituto Mancini di Ariano Irpino, precisamente presso Grasso. Siamo nella scuola primaria, oggi visiteremo l'istituto insieme ai docenti, ma soprattutto insieme ai bambini. Quello di ritornare bambini ed oggi io realizzo il mio. Mi trovo nel settore infanzia del Plesso Grasso di Ariano Irpino in compagnia di tanti bellissimi bambini che stanno lavorando ad un progetto per il Natale. Tu come ti chiami? Azzurra. Azzurra, fammi sentire questo lavoretto che hai fatto. È una poesia, giusto? Una poesia che poi avete decorato insieme alle maestre. Vero? Sì? Sì. Sì. Vediamo un po' invece. Dall'altro lato abbiamo Liberato. Liberato. Allora, sei contento di venire a scuola? Sì. Bravissimo. Ma le maestre ti fanno lavorare, ti fanno fare i lavoretti, vero? Sì. Sei felice? Vuoi bene alle maestre? E ai tuoi compagni? Bravissimo. Babbo Natale viene da te quest'anno? Sì. Sei stato buono o sei stato cattivo? Siamo un po' monello, però si è preso la letterina. Wow, un po' monello, si è preso la letterina ed è stato molto onesto. Va bene. Sezioni dell'infanzia, questa è quella dei bambini di 5 anni, cioè coloro che quest'anno lasceranno l'infanzia per poi avviarsi verso la scuola primaria. Mi avvicino a... Tu come ti chiami? Elisa. Elisa, che cosa mi vuoi dire? Abbiamo fatto Babbo Natale a marionetta. Ma è bellissima questa marionetta, ma ti hanno aiutato le maestre? Un po'. E gli altri compagni? No. Come ti trovi con i compagni? Bene. Bene, sei felice di andare l'anno prossimo a scuola, alla primaria? Sì. Brava. Anche nella sezione 3 anni i bambini lavorano ad un progetto natalizio. Sofia, che colore è questo? Blu. Blu. E invece quest'altro? Rosso. Rosso. Il fiocchetto di che colore lo facciamo? Oro. Ti piace il colore oro? Sì. Poi queste palline le ritagliamo e le appendiamo all'alberello. Va bene? In questa scuola tu sei il benvenuto e ti accogliamo con questo saluto. Bentornati a tutti voi che adesso siete un po' più grandi. Festeggiamo allegramente tutti quanti in questa scuola. Tu sei il benvenuto.
sportivo palestra dell'Istituto Grasso di Ariano Irpino in compagnia del maestro Francesco Stanco. Maestro, allora ci vuole introdurre quello che è la palestra e le attività che si svolgono? Certo, oggi è la giornata dedicata all'Open Day, siamo con gli alunni della quarta C della primaria di Cardito. La palestra è un luogo dove loro svolgono quelle che sono le attività sportive predominanti. Oggi faremo una piccola dimostrazione con un'attivazione generale e poi andremo a concludere il tutto con il gioco a confronto, dove appunto lì avviene la collaborazione e la sinergia tra i vari ragazzi. Quale luogo migliore della palestra? È questo, e quindi vedrete quello che è l'entusiasmo dei bambini. Allora, i bambini adesso ci illustreranno quelle che sono le vere attività. Allora, ragazze, vi chiamo ragazze perché per me ormai siete ragazze, mi volete dire quello che andrete a fare tra poco? Sì, per prima cosa il maestro ci farà fare un riscaldamento, poi faremo un gioco che noi chiamiamo il gioco dell'orologio e poi il maestro ci farà rilassare mettendo un poco di musica. Alessia, dimmi anche tu qualcosa. Ti piace lo sport? Sì. E perché ti piace lo sport? Mi piace e mi diverte. È importante per te svolgere un po' di attività fisica durante le lezioni? Sì. Ragazzi, ci siamo? Io dico soltanto una cosa. Ok. Siamo nel coloratissimo laboratorio di scienze della scuola primaria Grasso di Ariano, insieme alla maestra Carmelina Lochiatto. Maestra, ci spiega come si fa ad insegnare a bambini così piccoli questa disciplina? Appunto, noi la svolgiamo nel laboratorio perché hanno un approccio piacevole alla disciplina, e questo è l'obiettivo della scuola primaria, proprio farli avvicinare piacevolmente a tutte le discipline. In particolare utilizziamo il laboratorio, così attraverso gli esperimenti loro conquistano facilmente le conoscenze e quindi sviluppano poi le competenze. Loro sono felicissimi di questo, ripetono pure gli esperimenti a casa e proprio sperimentando loro riescono anche a spiegare e a comprendere la disciplina in maniera molto piacevole. Adesso stiamo trattando l'aria, quindi la vediamo nei suoi vari aspetti, l'elasticità dell'aria, il peso dell'aria, la forza dell'aria, e quindi attraverso gli esperimenti veramente riescono ad esprimere questi concetti in maniera abbastanza brillante, tutti quanti. Gaia, che tipo di esperimento mi fai vedere? L'esperimento del palloncino più pesante e quello di meno. Allora, l'esperimento funziona come l'esperimento che il palloncino che non gonfiato, cioè non contiene aria, e invece questo è gonfiato e contiene tanta aria. Andando a vedere, quindi l'aria ha un suo peso. Andando a vedere, il palloncino con la gruccia penzola verso quello più pesante perché questo è più leggero e va a penzolare in giù, invece questo è più pesante, cioè pieno d'aria, e va a essere più pesante a penzolare in alto. A questo esperimento capiamo che l'aria è elastica, che si può comprimere o espandere, ma occupa sempre la stessa forma. Se noi riempiamo qua, questa siringa sembra che è vuota, ma dentro c'è aria. Se mettiamo il dito e la spingiamo, facciamo fatica. E se lo lasciamo, ritorna come prima. Quindi l'aria è elastica, si può comprimere o espandere, ma trattiene sempre la stessa forma. Questa classe ha davvero tanti piccoli scienziati. Anche Melissa vuole mostrarci un suo esperimento. Vai, Melissa.
questa bottiglia sembra vuota, ma invece è piena d'aria. E questa pallina, adesso andiamo a vedere questo esperimento. Se io schiaccio, la pallina si muove perché l'aria che è uscita ha la sua forza. E per quello questo esperimento ci spiega che anche l'aria ha la sua forza. Tantissime attività, ma soprattutto che dà spazio alla creatività. Siamo nel laboratorio di ceramica e creatività. Adesso la maestra Pagliarulo, che è accanto a me, ci spiegherà cosa vuol dire. Buongiorno a tutti. Allora, questo a me piace definirlo il luogo dove ci si viene a rilassare. Infatti dico ai bambini, quando programmiamo di venire nel laboratorio, di lasciare in classe ogni pensiero, ogni turbamento. Quando arriviamo qui, ora le cose sono leggermente cambiate, perché prima facevamo dei gran lavori di gruppo e dove si producevano delle tante piccole cose, dalla ceramica alle formine di gesso, dipinti, tele, e che poi a fine anno venivano comunque mostrate all'esterno, al pubblico, attraverso insomma delle organizzazioni, degli appuntamenti programmati, ecco. Ora le cose sono un po' diverse, ma noi siamo riusciti comunque ad organizzarci per piccoli gruppi o per classi. All'interno di questo laboratorio noi creiamo con musica, sorrisi e allegria, dipingono con colori ad acquerelli, con colori a tempera, con colori acrilici, usano il pirografo è un attrezzo che crea un po' di ansia, ma quell'ansia che li sprona poi ad impegnarsi maggiormente, perché hanno paura di scottarsi, ed è anche capitato. Ma io dico sempre, ragazzi, qualora dovesse accadere, fate un piantino, andate al bagno, mettete un po' d'acqua e tutto passa. Anche questa lezione, e tutto no? Passa, certo, assolutamente. La cosa bella di questo laboratorio è che non si respira il clima classe, nulla è noioso, tutto è improvvisato. Quindi è un momento di confronto, è un momento di socialità, è un momento di integrazione, anche perché non tutti i bambini, dico io, possono diventare dottori e ministri, quindi c'è anche chi viene fuori in questo laboratorio. Quindi, ed è un momento per i bambini, un momento che aspettano, settimanalmente loro aspettano questo momento. Bonjour. Avete sentito bene? I bambini mi hanno salutato in francese, perché in questa scuola si studiano ben due lingue, l'inglese ed il francese. Vediamo insieme a due di questi studenti cosa vuol dire studiare il francese. Bonjour, je m'appelle Sofia, c'est mamie Andrea. Andrea, perché hai scelto di studiare questa lingua? Io ho scelto di studiare questa lingua innanzitutto così parto avvantaggiato per le medie, così almeno so le basi, e poi se in un futuro dovrò andare in Francia oppure in qualche paese che si parla francese lo saprò parlare. Maestra Camilla, ci può spiegare l'obiettivo di questo progetto di francese? Buongiorno, bonjour. Allora, questo è un progetto per la prima volta svolto nella nostra scuola, Moi aussi je parle français, proprio per dire anche io parlo francese, per indirizzare i bambini verso la scuola media già con delle basi.
ad avere delle competenze linguistiche, delle competenze culturali e permettere loro quindi di essere avvantaggiati, permettendo di avere già dalla scuola primaria un'educazione permanente, lifelong learning, come citato nelle indicazioni nazionali, e quindi avere un'apertura linguistica. Dal francese all'inglese, i bambini della classe quinta si presentano, sentiamo Benedetta la sua presentazione, dopodiché assisteremo ad una piccola rappresentazione del film A Christmas Carol. Good morning, I am Benedetta. I'm 10 years old. I go to Pasquale Stanislao Mancini Primary School. I'm in the fifth class and I live a Ariano Irpino. They are my classmates. Why are the bells ringing, my friend? It's Christmas Day. Excellent. Do you know the butcher's shop in the next street where they have the very big turkey? Yes, I do. Go and buy it. Merry Christmas. Good morning, lady. My name is Scrooge. You came to my office asking for money for the poor. Please, can I get to give? I want to give you money for this Christmas and all Christmases in the past. You are very late. I'm very sorry, sir. This must stop. I want to give you my money. Merry Christmas, Bob. This must be our best Christmas. Per quanto riguarda il laboratorio di informatica, ci accoglie il nostro neo eletto sindaco Perla. Perla, allora innanzitutto auguri per il tuo mandato da sindaco. Ci vuoi spiegare il laboratorio in cosa consiste, come lavorate e soprattutto che tipo di programma usate? Allora, qui abbiamo fatto la natività, che è un lavoro con il pixel art, e abbiamo progettato l'immagine al computer e l'abbiamo riportata sulla griglia della scheda, e abbiamo appunto l'abbiamo copiata, diciamo così. Perla, cosa sta lavorando Ludovica? Allora, questo è un albero natalizio fatto con gli origami, che appunto sono delle piegature. Questo è finito definitivamente, lì lo dobbiamo terminare mettendo delle decorazioni, e invece questa qui è la preparazione, che sono dei triangoli che vanno assemblati in questo modo. E poi logicamente usate anche le forme geometriche per lavorare. Infatti sì, gli origami, appunto queste piegature, ci fanno anche un po' ripassare le forme geometriche, esatto, serve anche a questo. Perfetto, quindi alla fine verrà ultimato, questo è il lavoretto che voi avete fatto per il Natale, quindi lo porterete a casa e mostrerete anche alle vostre famiglie quello che imparate a scuola. Il laboratorio di lettura è un'aula all'interno della quale i bambini possono esprimere la loro creatività anche utilizzando dei materassini dove potersi rilassare. La maestra adesso ci spiegherà nel particolare come si svolgono queste lezioni di lettura. Allora, le lezioni, le attività laboratoriali si svolgono in maniera molto, molto tranquilla, nel senso che ci ritagliamo uno spazio all'interno della nostra giornata scolastica per poter portare qui i bambini, ecco, in questo spazio, che appunto che è stato proprio predisposto in modo tale che i bambini potessero avere qualche ora di svago che uscisse dalla solita lezione frontale. E allora scegliamo dei generi, solitamente quelli che più interessano ai bambini. Allora vediamo insieme ai bambini cosa ne pensano loro. Walter è un bambino che frequenta la classe quinta C. Walter, innanzitutto ti chiedo se ti piace leggere. Sì. Che cosa leggi di solito? Allora, di solito leggo libri di avventure, di commedia, cioè libri che fanno ridere. Termina qui la nostra giornata di orientamento presso l'Istituto Mancini di Ariano Irpino, precisamente il Plesso Grasso. Ringrazio la preside Aragiusto, la vicepreside De Lillo per questa meravigliosa accoglienza. Vi lascio con un consiglio per gli acquisti.